Allora, Selvaggia, tu sei una delle poche giornaliste che è stata a Codogno, zona piana, zona rosso, proprio dichiarandolo, diciamo, esplicitandolo, quindi teoricamente dovresti stare in una quarantena con una museruola, non lo so come dovresti stare, invece sei, insomma, qui fra noi, tra l'altro se abbiamo anche delle immagini del tuo reportage che hai fatto a Codogno, che hai girato con la tua telecamera, perché non sei in quarantena? Insomma, a parte il fatto che io non sono in studio da voi, quindi probabilmente avete preso delle precauzioni anche voi, diciamocelo. Comunque, non sono in quarantena. Allora, ho fatto tutta una serie di valutazioni, non vorrei che si pensasse che io sono andata lì con un senso di irresponsabilità e non badando a tutte le misure di cautela che invece sono necessarie. Ho deciso che sarei andata perché avevo capito che a breve avrebbero chiuso questi paesi e sarebbero diventati zona rossa. Avevo visto che c'era stata un'evoluzione molto rapida della psicosi e degli eventi, un'evoluzione che poi in fondo ha seguito l'evoluzione del contagio, no? Del coronavirus. E quindi quello che era stato raccontato il giorno prima non era più valido il giorno dopo. Cosa ho fatto? Innanzitutto ho deciso di non usare il microfono a gelato, è una banalità, ma io ho visto che Certo. molti giornalisti che erano andati nelle giornate precedenti intervistavano le persone col gelato e mi sono posta il problema, ho detto, Diventa un cioè, se vettore c'è del virus, naturalmente, della perché ci si saliva scambia, si avvicina alla delle micro. bocca. Certo. Chiaro, quindi ho usato il telefono e disinfettavo il telefono dopo che parlavo con le persone, le tenevo a distanza, quindi a una distanza di sicurezza. Per il resto, sai, era molto facile paradossalmente a Codogno, a San Fiorano, a Casal Pusterlengo tenersi lontano da, diciamo così, situazioni di rischio, perché erano città completamente deserte. Ecco. Quindi mi sono imposta di non toccare nulla, per esempio. Ho pensato che alla fine, in realtà, in questo preciso momento sono molto più esposte le persone che fanno una vita normale, ovviamente legittimamente nelle loro città, che una persona che cammina in queste città, cittadine che sono spettrali e Allora, deserte, a Selvaggia, meno che. dopo continuerai col tuo racconto perché voglio sentirne di più, però questo è un punto molto importante, per questo ho voluto cominciare con questa domanda con te. Quando all'inizio vi dicevo vietare ai giornalisti la zona rossa è un segno che si dà di panico alle persone normali, che noi dobbiamo sapere quello che facciamo e tendenzialmente lo sappiamo. Sappiamo che se io intervisto una persona a 2 metri di distanza, come dico, non mi contagerò se non uso il gelato, come dice Selvaggia, non mi contagerò. Dateci, come dire, la fiducia e il senso di responsabilità e noi però potremmo farvi un racconto che forse può essere anche tranquillizzante da questo punto di vista, altrimenti si pensa che semplicemente attraversare la piazza di Casal Pusterlengo vieni, come dire, attraversato da uno sciame virale e rimani contagiato. Non è così, credeteci.